Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo nel mese di marzo e quindi, come al solito, video sulle novità editoriali. Vedremo insieme alcuni dei libri che è possibile trovare in libreria in questo mese. Il primo si intitola L'invenzione di noi due. È la storia di Milo e Nadia, sposati da 15 anni. Lei stanca, fredda, distante, non condivide più nulla e lui invece ancora innamorato della moglie. Decide quindi di fare una prova. Le scrive una lettera fingendosi un altro e sorprendentemente lei gli risponde. Iniziano così una corrispondenza segreta con delle lettere molto intense in cui tutti e due si rivelano come non avevano mai fatto prima, ma a un certo punto nasce un problema. Queste lettere sono talmente intense, talmente coinvolgenti che l'uomo comincia ad essere geloso, ma si accorge che in realtà è geloso di se stesso perché è lui che scrive alla moglie e quindi è in trappola in un certo senso perché non sa più come uscirne, come sbrogliare la situazione. Questo è un libro che mi attira tantissimo. Se è scritto bene, non cade in cliché o monotonie particolari, sicuramente mi potrebbe piacere. Il secondo libro si intitola Storia di una bambina che volle fermare il tempo. Ha i tratti di un giallo e di una favola. È un romanzo breve, molto particolare. La polizia una sera in una strada trova una bambina molto sgraziata che sembra molto più grande della sua età, dice di avere 14 anni e ha in mano soltanto un secchio vuoto. Non si ricorda assolutamente nulla né della sua famiglia né della sua origine, non sa chi è, ricorda solo la sua età. Solo che viene abbandonata a se stessa, viene portata in un istituto e lasciata lì. È una storia a tratti inquietante, però anche delicata e raffinata, che si svela lentamente fino ad un finale inaspettato. Il terzo libro l'ho inserito in onore del mese della festa della donna, perché l'8 marzo sarà appunto la festa della donna, e questo libro parla di donne. Si intitola Lo splendore del niente e altre storie. È la storia di donne che sono molto forti, che hanno lasciato un tratto incisivo, ma che sono rimaste ai margini della storia. L'autrice vuole raccontarci qual è appunto la loro storia, il loro vissuto. E troveremo storie sia ribelli, sia di resistenza, sia di coraggio. Il quarto libro si intitola Aria di novità ed è l'ultimo della trilogia. I primi due erano Figlie di una nuova era e È tempo di ricominciare. Questo è l'ultimo e questa volta racconta la storia di Annie che per il suo compleanno riunisce un po' di persone, tra cui anche una nuova generazione che è fatta di ragazze che creano subito un sodalizio esattamente come avevano fatto le loro madri e le loro nonne. Tutto sullo sfondo delle vicende politiche anni 70 e 80, quindi avremo modo di vedere come si conclude la trilogia. Io sinceramente non ho letto questi libri, non conosco la trilogia, però mi sembrava comunque giusto inserirlo per chi fosse interessato e per chi magari ha letto i primi due. Il quinto libro si intitola La fiamma nel buio ed è a tutti gli effetti quello che viene definito un cold case, perché è un caso irrisolto di 20 anni prima, quindi è tutta l'indagine di questo caso. Si trattava di un ragazzo che è stato trovato morto in un vicolo frequentato da spacciatori. A me attirano abbastanza i cold case, infatti io guardavo anche la serie TV che si intitola proprio in questo modo, Cold Case, e mi piaceva, devo dire che mi coinvolgeva parecchio. Un libro di questo genere, se è scritto bene, se è coinvolgente, potrebbe sicuramente essere di mio gradimento. L'ultimo libro è un altro giallo e si intitola I cerchi nell'acqua. Si indaga su un omicidio misterioso, quello di un antiquario artigiano molto rinomato che viene trovato morto. Le indagini porteranno in una Milano sotterranea, ci saranno un sacco di dubbi, un sacco di domande alle quali bisognerà dare risposta e le indagini che portano lontano, esattamente come cerchi nell'acqua. Sono tutti libri che in un modo o nell'altro mi attirano. Fatemi sapere nei commenti che cosa volete leggere voi nel mese di marzo, anche se io non ho citato il libro in questione, che sono sempre curiosa. Vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e io vi mando un bacio enorme.